tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, ma prima di iniziare con l'invito vi lascio qua sempre i miei social, se vi fa piacere mi seguite. Di fianco vi lascio il solito videoclip, se volete donarmi qualcosina per sostenere il mio canale, per mandarlo sempre più avanti, ve ne sarei veramente grata. Sotto l'info box vi lascio i miei soliti gruppi, se vi fa piacere vi iscrivete, e la mia pagina, andate a dare un'occhiata. Se non sei iscritto o iscritto al mio canale, ti invito a farlo ed attivare la campanellina per non perderti i prossimi video futuri che farò. E se ti fa piacere, condividere questo video nei tuoi vari social. Ok ragazze, banda alle ciance e ciance alle bande, scusatemi per le mani ma le devo rifare, ormai, vabbè, la prossima settimana le rifaccio per le unghiette, ok? Quindi non ci fate caso. E allora, come vedete, questo qui è il pacchetto che mi è arrivato proprio poco fa. Ovviamente stava dentro la scatola. Per quanto riguarda Amazon, sono praticamente 10 tele mystery, nel senso che io non so che 10 tele mi sono arrivate, siccome l'aveva acquistato Sara, anche Sara ci aveva fatto il video e mi aveva incuriosito molto anche a me. Sono tele, perché dipende, ci sono tele che ti vengono tutte grigie, diciamo, e dopo il disegno viene fuori mano a mano che voi applicate i diamantini. Ecco, quello lì non mi piace perché non so effettivamente che tipo di tela può essere, se è poi sfocata o meno. Invece queste qui c'è proprio il disegno, quindi si vede. Io ovviamente, come vedete, tutto imballato, non ho aperto niente, perché voglio che è una sorpresa anche per me, quindi lo scopriremo insieme in questo video. Quindi lo scoprirò insieme a voi che tele ci saranno. Io vado a random, metterò la mano dentro, tiro fuori, vediamo che tela ci sarà. E anche qui sperando che non trovo tele sfocate, l'importante è che sono fatte bene. Quindi niente, iniziamo subito. Quindi mi piaceva questa cosa un po' diversa dal solito farvi il video. Allora, adesso apro, ma cerco di non guardare più di tanto, se ci riesco, se si apre. No, mi sa che mi conviene aprire da qua. Ecco, vedete, qua ci sono tutte tele, che poi adesso io non so, perché la mia amica Sara, appunto, quando ha acquistato queste tele, ce so da 10, mi pare, da 5, da 2, boh, non mi ricordo, io ho preso quelle da 10 ovviamente, dove ce ne sono di più, e io le tele di Sara ovviamente le ho viste, no, perché ha fatto il video. Io adesso non so se le 10 tele sono uguali a quelle di Sara, cioè loro dicono mystery e sono uguali, o se no proprio sono completamente diverse, ogni persona gliene manda 10 proprio diverse, non tutte uguali, quindi non lo so, perché comunque alla fine è sempre mystery, sia se sono tutte uguali, nel senso come l'hanno inviata Sara, come a me sono uguali, sono sempre quelle oppure no, quindi lo scoprirò adesso perché ve lo so per dire. Allora, prendiamo, aspettate, allora prendiamo una prima tela, metto così e me lo vedete anche, allora aspettate che devo aprire di più, ok. Allora, la prima tela è questa. Ah, che carina, guardate, la pupetta con la giraffa. No, allora sono proprio diverse, sì, non sono uguali a quelle di Sara, perché la mia amica non c'aveva questa tela qua. Adesso, ovviamente, le apriamo insieme. Andiamo a vedere meglio il disegno. Allora, vado, se apre. Da qua. Adesso vediamo un attimino. Se sentite rumore, ragazzi, sempre il ventilatore. Allora, robuste le coppie, che dopo tanto devo fare le foto, i video, eccetera. Allora, intanto andiamo a vedere all'interno. Ok, solito kit, questi sono i diamantini di questa tela. Eccoli qua. Fa vedere la tela. Oh, sei carina! È 30x30. Allora, il disegno è questo. Eccolo qua. No, questa è fatta bene, almeno 30x30, ma è fatta bene. No, ma guarda, mi piace tanto, è pucciosa, è carina molto, mi piace tanto, è carinissima. Cioè, questa ragazzina, questa, anche se sfondi bianchi, io sto cercando di prendere tele senza sfondi bianchi, perché ragazze, sono una mazzata, non vengono tanto bene, però va bene, alla fine qui non c'è più disegno, sfondo bianco ce n'è poco, con la farfalla e la giraffa, con i cuoricini, il prato. No, vabbè, questa è veramente carina. Che carina, mi piace tanto. Ok, su ogni tela, ragazzi, arrivato a rimettere a posto i loro kit, che sennò mi sbaglio con quell'altri. Adesso passiamo alla seconda tela. Eccomi qua, ragazzi, vado sempre, vedete, così, random. Lo devo aprire un po' di più, ecco, ok. Allora, ho paura, fa un po' senso. Oddio, cos'è? Non si capisce. Questo però non mi sembra fatto tanto bene, mi pare sfocato. Ok, andiamo a vedere. Allora,
perché qui adesso non si vede che disegno è. Allora, adesso lo andiamo ad aprire così. Allora, kit, questi sono i diamantini di questa tela. Eccoli qua. Comunque spero che con la luce vedete bene, credo che sì. Andiamo a vedere. Oh, oddio, questo non mi piace. 30x40, cioè praticamente sto disegno qua che poi comunque non si capisce tanto. No, questo non mi piace per niente, è brutto. È tutto sfocato, qui si vede tipo padre figlio, non lo so, pare boh, qua c'è un triangolo, non so se è un disegno di un gioco o di un qualcosa, di un cartone, non lo so, non lo conosco, ma non mi piace questa, questa no, è sfocata, non si capisce bene, non so cos'è, quindi questa non mi piace. Ok, una andata e una no, non fa niente, quindi tanto i misteri, quindi può capitare ovviamente. Andiamo con la terza tela, eccomi qua, ah, ecco la seconda tela è un 30x40, ok, andiamo avanti, andiamo con la terza tela, speriamo bene, è un cagnolino, sembra un cagnolino, ok, vediamo, allora, aspettate che ci metto per capire dove si apre, aiuto, ecco, qua. Ok, andiamo a vedere questa, la terza. Allora, apriamo. Allora, kit, questi sono i diamantini di questa terza tela. Oh, bello, questo è carino, questo è un 40x30. Allora, il disegno è questo. C'è il cagnolino con dietro i fiorellini, come potete vedere qua, e il gattino. Ah, questa qui è carina. Questa sì, mi piace. Non è tanto pure questa nitida, però comunque si capisce, si vede che disegno è. Vedete anche i fiori, alla fine comunque si capisce. Però molto carino, qua col micio. No, vabbè. Ah, questo è carino, mi piace. Questo sì. Molto molto carino. Bella. Faccio vedere meglio, che dopo c'è i riflessi della luce. No, dai, questa non è male, questa mi piace. Passiamo con la quarta tela, la quarta, giusto? Ok. Oh, che carino! Peccato però tutti questi sfondi bianchi che io non volevo fare più, mi tocca farli, va bene? Però è carino questo. Che sfondi bianchi, veramente, ragazzi, impazzite proprio. Dico adesso basta con sfondi bianchi, niente. Allora, vediamo. Allora, kit. Questi sono i diamantini, eccoli qua. Questa qui è un 30x30. No, vabbè, questo qui pure è carinissimo, l'orsacchiotto, questo è puccioso. No, veramente carino, che dorme, infatti qua c'è le zeta, no, che ronfa. No, vabbè, che carino, col cuoricino qua. E poi queste, vedi, sono fatte bene, vedete come si vede bene? No, vabbè, che carino. Questo è carinissimo proprio. Bello, sì, questo molto bello, 30x30, bello. Adesso passiamo alla quinta tela. Rieccomi. Allora, la quinta tela cosa sarà? Ah, è una donna così, rannicchiata, bello. Ok, almeno qualche tema diverso ho. Andiamo a vedere questo. Allora, kit, no, vedo se tante volte ci mettono, che ne so, una pinzetta, pure le bustine, tante volte. Ah, belli questi viola lilla, questi sono i diamantini di questa tela. Non so se, forse così. Fa vedere, questo è un 30x40. Ah, è una fatina, bello questo, sì. Allora, eccola qua, vedete, fatta in questo modo. Guardate quanto è bello. Questo almeno non è sfocato. Bello questo, molto. E questa fatina, vedete che ha le farfalle. No, questa non so se è una farfalla, ma sa di sì. Sì, ha le farfalline. Lei che sta rannicchiata, appoggiata nelle sue gambe con le ali. E
E la statua qui, pezzo di statua che lei sta appoggiata sopra, con il paesaggio dietro, il tramonto, insomma, c'è la notte. È bello questo. Questo è bello, mi piace parecchio. Sì, questo è bellissimo, bello. Una fata non ce l'avevo, mi mancava. Perfetto. Speriamo che va bene così, che non fa come la seconda tela, quindi per adesso ci siamo. Quindi adesso passiamo alla sesta tela. Eccomi qua. Allora, aspettate, quindi se, ecco. Allora, 3, 4, 5, 6. Allora, questo cos'è? Ah, ok, è un paesaggio con delle persone, non lo so, adesso vediamo. Lo andiamo ad aprire. Allora, solito kit. Questi sono i diamantini. È molto tenue come tela, vedete anche i colori sono molto molto delicati. Allora, questo è un... Aiuto. Questo sarà un 30x40 perché non c'è... Ecco, questa non mi piace. Era carina alla fine, che sono una specie di contadinelle, vedete? Però questa pure è sfogata, guardate, non si capisce tanto. E siamo a due che non mi piacciono. Quindi questa non mi piace tanto, no. Perché vedete, non si, cioè, si capisce che ci stanno tre persone, ok? Questa sarà una rosa gigante, in fiore, in cespuglio, non lo so. Però questa no, troppo sfocata, no, non mi piace. È molto delicata, per carità. Poi, per carità, quei diamantini un po' risaltano, però... questa pure non è che mi dice niente di che. Ok, passiamo alla settima tela. Peccato, abbiamo quasi finito, ne mancano altre 4. Speriamo che va bene stavolta. Allora, settima tela. Pure questa pare un po' sfogata. Ah, è una ballerina. No, da qui pare fatta bene, vediamo. Andiamola ad aprire. Però è bella sta cosa delle tele, insomma, mystery, no? Non sai che tele ti possono venire. Quindi è una cosa carina. Dopo, certo, come te può andare bene, come te può andare male, però mica uno le deve comprare tutti i giorni. Una volta ogni morto e papa, è carino. Allora, kit. Questi sono i suoi diamantini. Eccoli. Oh, bella questa! Questo è un 30x40. Allora, della ballerina è fatta in questo modo. Ed è fatta una ballerina praticamente, come vedete, di legno. Non è una persona, come vedete, però è carina questa. Con lo sfondo proprio pare tipo un focato. Infatti, lei qui pare che tiene tipo la torcia col fuoco. Questa è veramente carina, mi piace perché non è sfocata. E carina, ed è una ballerina di legno, è come fosse pare un fiammifero, che infatti dopo dietro c'è tutte pare le fiamme, non lo so, mi dà questa idea qui, però è carina, ballerina di legno, no, questo qui è carino, mi piace, questo sì, carinissimo, bello. Andiamo avanti con la prossima tela, eccomi qua. Allora, andiamo con l'ottava tela, giusto? 4, 5, 6, 7, sì. No, me l'hanno messo doppio, ma dai, io sono sfigata in queste robe. È inutile che lo apro, quello di prima. Vedete il disegno di prima e il secondo, che a me non mi piace, che fa schifo. Vabbè. Poi non è che costa poco, 33 euro qualcosa pagate 10 tele, però almeno non mi ci mette i doppioni, cavolo, questo fa un po' arrabbiare. Non è cattiveria, ragazzi, ma uno ci spende anche i soldi. Posso capire, mi viene nata la sfocata, ci sta, lo accetto perché tanto può capitare, però è un doppione, no. Vabbè, senza che l'apro, tanto uguale a quell'altra. Speriamo in queste altre due che mi dà un po' di gioia. Quindi passiamo alla nona tela. Non capisco cos'è, dovrebbe essere un paesaggio, speriamo che almeno questo non è sfogato. Vediamo. Allora. Aiuto. Adesso riesco. Allora, vediamo un po'. Kit.
Oh, questi sono i diamantini dentro le bustine, top, perfetto. Già questa è una gioia perché le bustine servono parecchio per mettere i diamantini avanzati. I colori sono belli, vediamo. Ah, questo è un 40x30. Dai, ce lo fa mandabè. È bello come paesaggio, vedete questo? Ed è fatto così. Pure questo è un po' sfogato, però lo posso realizzare. Questo lo faccio, che quell'altro non li faccio, ragazzi. Vabbè, comunque, questo de già, diciamo che va, non va. Certo, se io l'avrei visto in un sito e vado a vedere recensioni, la foto che è così, non l'acquisterei. Però, dai, meglio di niente, questo si può fare, dai. Un paesaggio, poi se con i diamantini questo lo può risaltare, può far venire fuori un po' più carino, insomma. Niente, passiamo all'ultima tela, ragazzi, la decima. Allora, eccomi qua. È l'ultima tela, vedete, non c'è più niente, finito. Ecco. Oh, una gioia, meno male, il panda, bello, ve lo faccio vedere intanto qui, il panda, la mamma col cucciolo, una gioia, 30x40, sperando che non è sfocato, ma non sembra. Ah, questi quelli fatti così. Oh, meno male, dai, è andata bene, le ultime dotele, dai, a parte quella del paesaggio, un po' sfogatella, però è già una roba che si può fare. Allora, sempre se riesco a levare sta carta di plastica che mettere, che è scomodissima. Allora, questo è il kit, perfetto, anche qui c'è le bustine, sono contenta. Questi sono i suoi diamantini, vedete tutte bustine, quasi i diamantini praticamente stanno dentro tutte le bustine. Questo era un 30. Oh, bellissimo, no, questo mi piace da matti, direi che è uno dei miei preferiti, sì. Questo è il mio preferito tra tutti quelli che mi è arrivati. Guardate quanto è fatto bene, bello. Questo è veramente bello. Il panda, ma anche lo sfondo, tutto così bello. Con le foglioline, vedete? Qua c'è sta il cucciolo. Oh, questo qui è già un'altra cosa. Oh, questo sono contenta. È puccioso. Cioè, guardate, è bello tanto. No, questo è veramente bello, sono contenta. Ok ragazzi, questo video delle 10 tele mystery di Amazon finisce qua. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è stata la vostra preferita. Io alla fine mi sono divertita a scoprire quale tela insieme a voi, insomma, mi era arrivata. L'unica pecca, ecco, solo di queste 3 tele su 10, però sono contenta, perché 3 tele su 10 è poco, quindi voglio dire, mi è andata bene, diciamo. Di questa qui che oltretutto mi è venuta a doppione, oltretutto è sfocata. E quell'altra lì dove ci stanno queste contadinelle, diciamo, che stanno in questo campo. Se no, per il resto comunque top, mi sono piaciute tutte, ma tra tutte queste sì, è la mia preferita. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao!